Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per essere intervenuti in questo convegno nazionale. Esattamente 4 anni fa, era il 2019, proprio in questa sala prese corpo il primo meeting nazionale Stop 5G. Un evento che, se vogliamo, ha segnato un po' la storia del cosiddetto fronte del dissenso per quanto riguarda la denuncia dei pericoli, dei lati oscuri del futuro digitale e quindi di riflesso del wireless di quinta generazione. Mai prima in Italia, mi riferisco al 2019, mi riferisco al primo meeting nazionale Stop 5G, mai prima in Italia si era parlato in maniera critica e di denuncia rispetto alle problematiche di questa che noi non riteniamo assolutamente essere una tecnologia, tantomeno a servizio del cittadino utente consumatore. Mai si era parlato di 5G, come ricordato anche ieri nell'Assemblea Nazionale degli Attivisti dell'Alleanza Italiana Stop 5G. Da allora decine, anzi addirittura centinaia di eventi, di manifestazioni, di azioni promosse in tutta Italia sono seguite dalla risoluzione di Vicovaro 2019. Sit-in, azioni con i sindaci, amministrazioni comunali, province, regione, diciamo che gli attivisti non si sono assolutamente risparmiati e a 360 gradi hanno impresso l'azione per rivendicare non soltanto il principio di precauzione ma soprattutto il principio di prevenzione del danno. Siamo andati anche a più riprese all'interno del Parlamento italiano, anche a Bruxelles, abbiamo tenuto rapporti internazionali e svolto manifestazioni in Francia e in Svizzera. Insomma, da Vicovaro, dal 2019, si è innescata quella azione virtuosa che ad effetto domino ha coinvolto ampia parte della popolazione civile dissidente. E il merito ovviamente va all'azione e alla strategia intrapresa dall'Alleanza Italiana Stop 5G. Bene, se come vi dicevo 4 anni fa da qui è partito tutto, oggi con questo convegno inedito, il primo, cerchiamo di realizzare una sorta di salto quantico, cerchiamo di aprire gli orizzonti, cerchiamo di allargare la denuncia politica e sociale partendo dal 5G per esplorare la transizione digitale nella dimensione di Agenda 2030. Già il tema e soprattutto il titolo del convegno è profondamente emblematico: Restiamo umani, e capiremo per quale motivo abbiamo deciso di chiamarlo esattamente così, perché noi riteniamo che la transizione digitale nasconda un vero e proprio attacco nei confronti dei popoli, perché dietro l'internet delle cose, l'internet of things, si nascondono mire tecno-predatorie che puntano all'internet of bodies, all'internet dei corpi, ovvero sia al transumanesimo, grazie ai progetti della società tecnologica del controllo capillare, condotta pure su scuola, medicina, operazioni di sostituzione del piano reale con il piano virtuale e artificiale, nella fusione del fisico col biologico e il digitale, cioè in piena attuazione di quelli che sono i principi fondanti della quarta rivoluzione industriale. Oggi quindi andiamo a compiere insieme un passaggio importante, un salto in avanti, cioè il traghettamento da una visione riduttiva, se vogliamo parcellizzata, parziale, riduzionistica, cioè soltanto la denuncia del 5G, ha una visione molto più ampia, molto più, se vogliamo, completa e anche complessa nelle sue sfaccettature, per dare un'analisi di insieme totale, senza limiti né censure, dove il puzzle disumano della transizione digitale si compone armonicamente nell'unione dei singoli puntini di un piano antinaturale, senza precedenti, condotto ovviamente nella più totale indifferenza, ma soprattutto inconsapevolezza dell'opinione pubblica. Ecco perché noi oggi denunciamo questa connessione molto sottile, questo fil rouge, che abbiamo ritrovato e ricostruito nei singoli passaggi apparentemente slegati,
ma che in realtà si unisce sotto la sigla del grande reset, della società del controllo tecnocratico digitalizzato, che unisce il piano nazionale di ripresa e resilienza post emergenza Covid-19 alla scuola 4.0 dei nativi digitali, tra medicina del futuro, nanomedicina, la nanorobotica, il metaverso e il transumanesimo, compresa l'intelligenza artificiale e la spiritualità e le religioni stesse. E lo capiremo insieme ascoltando i vari interventi dei singoli relatori che uno dopo l'altro si alterneranno fornendoci dei piccoli passaggi, dei piccoli segmenti per unire il puzzle nella sua complessità. Quindi capite bene che l'obiettivo di questo convegno nazionale è molto ambizioso. Puntiamo a denunciare tutti i lati oscuri del futuro digitale. Lo faremo insieme ad esperti, ai massimi esperti dei singoli pezzettini del mosaico tecnocratico, che da adesso fino al pomeriggio si alterneranno fornendo dati, riscontri, programmi oggettivi per farci comprendere di cosa stiamo parlando. E avremo al tavolo dei relatori economisti, ricercatori, docenti, medici, saggisti, filosofi e pensatori liberi. Però prima di iniziare con gli interventi, quindi prima di lasciare la parola ai relatori, mi preme ringraziare nuovamente tutti quanti voi presenti per essere venuti qui in questa sede a Vicovaro, venuti anche da più parti d'Italia. Ringrazio di cuore tutti quanti gli attivisti dell'Alleanza Italiana Stop 5G, con i quali ieri abbiamo dato vita all'Assemblea Nazionale. Ringrazio tutto lo staff di volontari che sono al lavoro, al servizio di tutti quanti noi, partendo da Roberta, da Stefania. Nessuno deve sentirsi escluso. Voglio sottolineare anche Silvio e Sonia, ai quali mando il mio personale ringraziamento. Ringrazio tutti quanti i relatori che hanno accettato il nostro invito. Grazie anche a Cristiana Pivetti per la straordinaria mostra Restiamo Umani, che potete vedere qui all'esterno della sala. Grazie a tutti quanti i media partner, Osisana, la Casa del Sole TV, come Don Quixote, Le Ali del Brujo e Border Night, canali sui quali potete ritrovare a breve tutti i passaggi di questo meeting nazionale. Quindi le riprese che oggi noi faremo saranno poi disponibili online nei singoli canali. Grazie anche alla stampa presente, grazie al settimanale L'Ortica, buon lavoro alla redazione di BioBlu, anche a Gianni per le riprese e i video, grazie a Marco per il service e all'associazione Di Centra che ha promosso un tavolo informativo. Non certo per ultimo mi preme ringraziare questa convece straordinariamente accogliente, affascinante, dove natura, cultura e spiritualità uniscono Vicovaro come punto di riferimento quantomeno per Alleanza Italiana Stop 5G. Gli interventi di oggi, il programma è molto fitto, partiremo con l'agenda 2030 al grande reset con Ilaria Bifarini, a seguire Transizione Digitale 5G e Società del Controllo con Massimo Cascone e il sottoscritto Maurizio Martucci, ancora Scuola 4.0, l'attacco ai nativi digitali con Giorgio Matteucci, chiuderemo la mattina con Nano, Medicina e Tecnologia dei Corpi con il dottor Franco Giovannini. Dopo la pausa pranzo, dalle ore 15, riprenderemo con Trattamenti Sanitari Obbligatori, la parola al docente universitario e medico Massimo Fioranelli, poi a seguire Dal Metaverso al Transumanesimo con Silvia Medini e Costantino Ragusa, Spiritualità Liquida con Gloria Germani e a chiudere alle ore 17.30 Filosofia Tecno-Ribelle con Enrico Petrucci. Poi a seguire la tavola rotonda con tutti quanti voi per poter ovviamente avere la possibilità di chiedere spiegazioni o approfondimenti ai vari relatori. La parola ad Ilaria Bifarini, economista bocconiana redenta. Abbiamo visto dallo spot trasmesso sui vari canali come ha potuto rispondere al Gruber sulla 7 quando gli faceva notare la sua provenienza di studi. Lei è una saggista, autrice anche del libro del Grande Reset, dalla pandemia
alla nuova normalità. Parola all'Italia Bifarini. Grazie. Grazie Maurizio per la presentazione e per l'invito. Questo incontro è davvero molto interessante perché si trattano e si sviscerano tutti i temi che fanno capo poi a quel calderone che chiamiamo Grande Reset. E soprattutto quello che sarà il mio discorso e il mio approfondimento è fondamentale, è un punto sul quale pochi pongono l'attenzione, che invece faremo nell'ambito, insomma, del breve spazio, faremo questa mattina. Agenda 2030 e Grande Reset. Qual è la connessione tra questi due pilastri del cambiamento in atto del sistema socio-economico attuale? Possiamo dire di fatto che il Grande Reset non è altro che la trasposizione in chiave operativa dell'Agenda 2030 dell'ONU. In quest'ultimo periodo, infatti, abbiamo imparato a conoscere il forum di Davos, il signor Klaus Schwab, i suoi distopici, se non vogliamo usare la parola malvagi, piani di resettare il mondo e soprattutto resettare l'essere umano. Ma il forum di Davos non nasce da nulla, il Grande Reset non è qualcosa che è stato messo in piedi in questo brevissimo arco temporale. Nonostante la pandemia appunto rappresenti, come è detto esplicitamente dallo stesso Klaus Schwab, ma non solo, da tutta una serie di esponenti del quello che io chiamo ormai il depensiero unico universale, ossia di questo auspicio di resettare l'uomo e la sua natura. La pandemia appunto ha rappresentato una finestra unica e straordinaria per attuare un sostanziale cambiamento. Non è altro che l'espressione poi, se andiamo più a ritroso, alle radici di quello che è questo pensiero, che è l'applicazione del shock theory, detta anche shock economy, di Milton Friedman. Ossia, soltanto una crisi reale o percepita può indurre un vero cambiamento. Il politicamente impensabile diventa politicamente inevitabile. Il Grande Reset, attraverso il terrorismo pandemico che è stato messo in atto, non è altro che la prima realizzazione di fatto in chiave universale di una shock theory, una shock economy che prima era sempre stata sperimentata a livello locale, a livello regionale. Per la prima volta quindi si utilizza una crisi percepita, perché di fatto questo è stato il Covid, una crisi che è stata alimentata da tutta una propaganda ansiogena, per introdurre questo cambiamento, questo nuovo mondo o addirittura nuovo, da nuova normalità proprio a nuovo uomo, questo salto antropologico che però ha radici che affondano nel passato. Cosa esprime l'Agenda 2030 dell'ONU? Che ha un pacchetto di 17 obiettivi, si chiamano obiettivi di sviluppo, che è stata approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel settembre del 2015. Prevede questi 17 pacchetti interconnessi tra di loro, volti, testuali parole, ad ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti.
Si tratta di obiettivi altisonanti, filantropici, come siamo abituati ormai a conoscere i famosi filantropi, che poi purtroppo ad un'analisi meno superficiale e meno ingenua si rivelano dei veri e propri misantropi. Cosa prevedono questi obiettivi? I principali sono appunto tutti obiettivi super condivisibili: povertà zero, fame zero, buona salute, parità di genere, energia pulita, ridurre le disuguaglianze, pace e giustizia, che come vediamo viene poi perseguita attraverso una corsa di armamenti. Quindi siamo nella totale ipocrisia e nel cortocircuito ideologico, e fondamentale, più importante di tutti, è l'obiettivo numero 13, a cui poi possono essere ricondotti tutti gli altri, ossia il cambiamento climatico. Un cambiamento climatico, oggi chiamato riscaldamento climatico, fino agli anni 70 invece c'era un terrore, un'aspettativa ansiogena invece di raffreddamento climatico, pensate. Solo fino a pochi decenni fa tutta la paura era spostata su una possibile fantomatica addirittura glaciazione, appunto raggiungimento di temperature polari. Oggi si è spostato sul riscaldamento climatico. Un cambiamento climatico che nessuno nega che il clima cambi, perché il clima è sempre cambiato nella storia dell'uomo, nella storia del pianeta. Come tutti ormai sappiamo, Groenlandia deriva il suo nome da Greenland, terra verde, ai tempi dei vichinghi. Durante il Medioevo c'è stato un clima particolarmente favorevole, detto optimum climatico. Ebbene, e fa parte della storia della Terra questo cambiamento climatico. Però con una torsione ideologica in chiave misantropica, il cambiamento climatico, il riscaldamento climatico di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale, quando poi se andiamo ad analizzare nel periodo di massimo sviluppo, nel trentennio glorioso keynesiano, non c'era stato invece questo riscaldamento climatico, tanto è vero che si paventava un raffreddamento climatico. Ebbene, questo riscaldamento climatico sarebbe da imputare all'essere umano, alla sua stessa esistenza. Quindi tutto l'interesse, tutta questa serie di azioni, di obiettivi che attraversano l'ambito sociale, economico, con una serie di stravolgimenti del sistema economico, industriale, di produzione, che sono stati messi in atto, sono state fatte delle prove tecniche durante i 2 anni di psicopandemia, e la chiamiamo così senza tema di essere tacciati di complotto, perché di fatto si è trattato dell'induzione di una psicosi e di un cambiamento proprio, dicevo, fondamentale, antropologico dell'essere umano, per cui l'essere umano viene visto per la prima volta non come parte integrante della natura. Il focus non è verso l'ambiente, è verso la vita dell'uomo in armonia con la natura. Il focus è unicamente sulle famigerate o emissioni di CO2. La CO2 diventa lo spauracchio, il mostro, e l'uomo, in quanto essere che emette CO2, diventa di conseguenza il nemico, il colpevole. Alla base c'è una visione colpevolizzante. Tutto si basa sul senso di colpa atavico insito nell'essere umano, che viene in questo modo strumentalizzato. Per cui occorre ridurre
questo viene detto esplicitamente, ufficialmente. Abbiamo avuto una dichiarazione lo scorso anno, mi sembra, dell'ex ministro Cingolani, in cui non faceva altro che esprimere quanto viene sostenuto dai seguaci di quello che è diventato un ecologismo radicale, fanatico e misantropico, e che contraddice, come dicevo, lo stesso principio di amore e di rispetto per la natura. Per cui, secondo questa teoria dell'impronta ecologica, occorre misurare in base a quanto ambiente consuma il singolo cittadino, per cui ne deriva che la popolazione consona a livello numerico per l'ambiente sarebbe inferiore alla metà di quella attuale, di 3,6 miliardi. Tutto questo avviene appunto in base a un calcolo scientista, ancora una volta, che ha origini molto profonde e nella mia analisi ulteriore di approfondimento del grande reset sulla quale appunto ho concentrato i miei studi in quest'ultimo periodo, faccio risalire a quello che può essere considerato il precursore del forum di Davos, ossia il Club di Roma. Il Club di Roma, questa associazione meno conosciuta, fondata nel 1968 da Aurelio Peccei, grazie ai finanziamenti di Agnelli, che aveva tutti i suoi contatti con i Rockefeller e con una corrente che proprio in quegli anni prende piede di una sorta di ecumenismo, per cui occorre trattare dei temi su base globale, globalista, il tema del cambiamento climatico, dell'ambiente in primis. Per cui nel 1972 questo imprenditore torinese, ex amministratore delegato dell'Olivetti con ruoli apicali e una lunga carriera all'interno della Fiat, decide, e questo è un passaggio fondamentale, e poi torniamo ad oggi per fare un quadro completo e sintetico nei limiti del tempo che abbiamo, e nel 1972 decide di arruolare degli scienziati per trattare di temi che riguardano invece il futuro dell'umanità, della nostra società, la costruzione di un nuovo mondo. Quindi decide di coinvolgere in questo progetto affinché abbia più visibilità possibile, faccia maggiore presa sull'opinione pubblica, che all'epoca, siamo ai primi degli anni 70, veniamo dal trentennio glorioso keynesiano che aveva portato a un lungo periodo di sviluppo del dopoguerra, e quindi non c'era ancora questa concezione, perché c'era stata tutta una fase di ricrescita, di sviluppo, di benessere, e quindi si decide di ingaggiare questi scienziati del MIT, Massachusetts Institute of Technology, che è un centro di studi fondamentale perché è direttamente collegato a tutti i centri di potere, a tutta l'elite globalista che si serve di questi scienziati, o meglio scientisti, forse li dobbiamo chiamare così dopo l'esperienza del Covid. È proprio un precursore, per la prima volta si usa un metodo ostentatamente scientifico, per cui si utilizzano sistemi informatici e matematici per raggiungere un obiettivo, per sostenere una
determinata tesi che sta a cuore a Pecei, ai fondatori del Club di Roma, dove ritroviamo personaggi chiave che sono interconnessi e fanno parte del gruppo Bilderberg, del gruppo dei 30, della Rockefeller Foundation, no? E quindi ritroviamo tutta una costellazione che poi ho sviluppato in quello che è il seguito del grande reset, l'ho chiamato blackout perché siamo in un blackout ideologico. E si dimostra per la prima volta in termini scientifici che l'umanità andrà incontro a una catastrofe nel giro di massimo 100 anni e che questa catastrofe sarà irreversibile se non si lavora su due direttrici: riduzione della popolazione, riduzione dello sviluppo economico. Per cui vengono attuate tutta una serie di politiche malthusiane e per la prima volta abbiamo un cambiamento del malthusianesimo stesso. Come sappiamo, la teoria di Malthus sosteneva, molto attuale, mai tramontata, sosteneva che la popolazione umana non può crescere, non può essere lasciata libera di crescere, poiché non sarebbero sufficienti le risorse materiali, poiché una cresce secondo un trend geometrico, l'altra aritmetico, quindi è necessario fermare il trend di crescita della popolazione umana. Col Club di Roma siamo un ulteriore passaggio. La tecnologia, la migliore produttività hanno portato a risolvere il gap del malthusianesimo. E invece col Club di Roma no, la decrescita della popolazione, e nel 1972 la popolazione era di 3,6 miliardi, ma si comincia a auspicare una decrescita, è necessaria perché l'essere umano è inquinante. Inquinante in sé è un pericolo per la natura e viene considerato proprio, testuali parole, un cancro per il pianeta. Da qui nasce il cancrismo, così detto, la trasformazione, questa degenerazione dell'ambientalismo che viene snaturato e diventa uno strumento del sistema globalista. Quali sono le connessioni con il forum di Davos? Alla prima conferenza della riunione del forum di Davos, nei primi anni 70, viene invitato Pecei, Aurelio Pecei, proprio a parlare del suo I limiti dello sviluppo. Klaus Schwab elogia questo saggio che ha avuto un'importanza epocale, è stato proprio un punto di svolta, tradotto in 30 lingue, venduto milioni di copie e lo considera un punto di riferimento. Le connessioni sono fortissime tra tutta una serie di personaggi chiave, di centri di potere, di organismi globalisti. E arriviamo all'ONU dove nella conferenza di Rio che si tiene appunto nel 1982 troviamo il primo summit della Terra, troviamo proprio i fondatori, in particolare uno dei fondatori del Club di Roma, Maurice Strong, personaggio chiave legato a tutti i gruppi del potere, e dove proprio pronuncia parole molto dure, per cui viene impressa una svolta alla storia dell'Occidente, perché tutto ciò è rivolto a una demonizzazione dello sviluppo occidentale. Per cui la storia dell'umanità, si dice già alla conferenza di Rio, è giunta a un punto critico e richiede cambiamenti fondamentali nel governo del mondo.
da tutta questa serie di conferenze dell'ONU in cui ci sono questi termini così catastrofisti, ansiogeni, misantropici, si arriverà poi appunto ad approvare Agenda 2030 nel settembre 2015. E poi c'è un punto chiave che dobbiamo sottolineare e sul quale non è stato dato abbastanza rilievo, che nel giugno del 2019, quindi siamo a un anno prima, sei mesi prima della dichiarazione della pandemia, perché preferisco chiamarla così, anche perché poi bisogna vedere come l'OMS ha cambiato la definizione di pandemia. Nel giugno 2019 Klaus Schwab e Guterres, che è il presidente dell'ONU, firmano un partenariato strategico per attuare l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. E queste due realtà, Forum di Davos e ONU è presente, è il braccio operativo di tutta la governance globale, e quindi Forum di Davos e ONU si impegnano ufficialmente per costruire un futuro più sostenibile e firmano questo partenariato per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e stabiliscono anche quello che è il modus operandi che viene poi attuato da Klaus Schwab. Per Klaus Schwab appunto intendiamo il Forum di Davos, tutto questo corrente ideologica che poi viene quasi sintetizzata in modo paradigmatico con un nome, ma dietro, ripeto, c'è tutta questa ideologia, il cosiddetto partenariato tra pubblico e privato, questa partnership per raggiungere determinati obiettivi. E questo è quello che accadrà, come appunto viene detto dallo stesso Schwab in modo entusiasta, è quello che accadrà con i vaccini. Quindi attraverso questa nuova comunione tra pubblico e privato, che avviene con il Grande Reset, la colonna portante del Grande Reset, che viene sdoganato durante la pandemia, nella fattispecie i governi e le grandi case farmaceutiche lavorano congiuntamente per raggiungere un obiettivo. L'obiettivo dichiarato è quello chiaramente di vaccinare il mondo, come aveva già detto Bill Gates allo stesso Forum di Davos pochi anni prima, nell'alleanza Gavi, l'alleanza per la vaccinazione internazionale. E quindi questo viene considerato l'esempio plastico di come pubblico e privato, attraverso lo chiamano capitalismo degli stakeholder del Grande Reset, riescono a lavorare insieme per raggiungere degli obiettivi che riguardano un futuro migliore. Un futuro migliore che, per concludere, possiamo sintetizzare e comprendere in modo molto incisivo da quella che è, non a caso, anno 2030, senza privacy, senza proprietà, ma felici, che è lo slogan del Forum di Davos, è lo slogan del Grande Reset e è un breve saggio che l'ex ministro svedese e danese dell'ambiente Ida Haugen, membro del Forum di Davos, aveva proprio pubblicato sul sito del Forum di Davos, salvo poi, piccolo inciso, essere cancellato dal sito, perché al momento quel link non è più attivo cliccandoci sopra, ma lo abbiamo salvato, l'abbiamo tradotto, l'abbiamo riportato nel mio Grande Reset, lo riporto testualmente, comunque
che sia reperibile sul web, in cui è proprio rappresentato, proiettato quello che è l'obiettivo da raggiungere per il 2030, quindi Agenda 2030, anno 2030, ossia una società, un mondo in cui non ci sarà più la privacy, nessuno sarà più proprietario neanche della propria abitazione, perché sarà condivisa con altre persone che ne hanno bisogno qualora ne abbiano l'evenienza, e non avremo neanche più necessità di lavorare, perché l'algoritmo, l'intelligenza artificiale lavorerà per noi, addirittura, dice Ida Hawken, farà shopping per noi, pensate che cosa noiosa, visto che l'algoritmo, e questa è la cosa impressionante, e qui poi si ricollegheranno tutti gli altri relatori approfondendo il tema dell'intelligenza artificiale, del 5G, che sono strettamente connessi e fanno parte della quarta rivoluzione industriale, l'algoritmo conosce i nostri gusti meglio di noi, può scegliere per noi. Poi riflette in questo breve saggio Ida Hawken: a volte sono dispiaciuta perché penso che siamo controllati, la sorveglianza digitale, in tutto ciò che facciamo, pensiamo e persino nei nostri sogni. E l'intelligenza artificiale oggi, addirittura Elon Musk, che è un fautore dell'ibridazione uomo-macchina, almeno fino a poco tempo fa ha dichiarato tale cosa, perché altrimenti l'essere umano soccomberebbe di fronte alla superiorità della macchina. Ebbene, l'intelligenza artificiale noi sappiamo soltanto una minima parte, ma sono plausibili queste proiezioni, per cui è in grado persino di capire cosa noi sogniamo. Però, conclude in questo saggio l'ex ministra dell'ambiente danese, è un futuro davvero bello rispetto a quello che era il nostro passato, in cui c'erano problemi così gravi per l'umanità come il cambiamento climatico, la disparità di genere e le disuguaglianze e altri problemi ad esse connessi. Quindi, in conclusione, è molto importante capire la connessione tra Agenda 2030 e Grande Reset e le origini storiche, che sono molto profonde. Questo è importante per non sottovalutare la portata di quanto è successo, per non sminuirla e per non illuderci che, come molti, con quell'ottimismo che fa parte della natura umana e è un'autodifesa che serve per la nostra sopravvivenza, credono che il grande reset sia fallito e sia tutto da lasciarci alle spalle. È necessario conoscere a fondo questi temi, tutte le prospettive, per poter reagire e resistere in modo attivo. Grazie.